Vabbè ragazzi, oggi è il giorno cruciale perché si stanno svolgendo i sorteggi della Champions League. Aspettiamo con ansia l'esito, speriamo di beccare una squadra meno forte, che sia il Porto o il Monaco, ma sinceramente vorrei beccare anche il Real Madrid o il Barcellona. Non me ne fregherei chi beccherei sinceramente. Comunque ragazzi, vediamo fra pochi minuti chi beccherà la grande Juventus, la signora Juventus. Aspettiamo un attimo. Stanno cominciando i sorteggi in diretta. Vediamo chi beccheremo. Speriamo di beccare una scala meno. Vediamo chi beccheremo. Scusa, tra l'altro dicevo Beppe, ci sono quattro squadre tedesche, ma se più in generale tra squadre tedesche, squadre spagnole, Già stanno cominciando a sparare solo cazzate, a solo sono cazzate, zero su di noi. Oh, sto solo in alto, non so neanche che cazzo spenderemo oggi. Spendiamo, speriamo, dai. Ma che Gianni non ci scazzare il cazzo. Dai, forza! Forza Monaco, prendiamo il Monaco al Porto. Speriamo di beccare pure il Chelsea, mi piacerebbe buttare via la squadra di Mourinho. Ci può dire qualcosa dello stadio? Uno stadio fantastico, portiamo grandi record, eccetera, eccetera. Questa è stata l'intervista. Marchetti invece sta spiegando la procedura tecnica. L'andata sarà splittata 17, 18 febbraio, 24, 25 febbraio, le andate, quindi martedì, mercoledì, e ritorno 10, 11, 17, 18 di marzo. Le condizioni di sorteggio ve l'ho già spiegate, le sta spiegando anche Marchetti. Le squadre del gruppo 1, quindi quelle che hanno messo il girone, non possono essere sorteggiate tra di loro, quindi Lo solamente sappiamo, lo sappiamo. squadre che erano nello stesso girone, non possono esserci derby solo per questo turno. E le seconde giocheranno la prima partita in casa, quindi c'è il vantaggio del campo tipo playoff all'americana Cioè, la prima partita, come sappiamo, giocheremo a Torino. Andata a Torino, ritorno fuori casa e dobbiamo fare il risultato in casa. In casa dobbiamo fare il risultato. Dobbiamo fare in casa il risultato. Oh, quanti altri ci stanno? cambia poco. L'anno scorso è stato così, per questo turno tutte le prime sono passate, solo le semifinali. Questa merda di prescritto. Boh, prescritto di merda. Sono cominciati i sorteggi, sono cominciati i sorteggi. Grande partita. Dai ragazzi! Si chiamano subito Ibra e Mourinho, che dici? Ibra! Manchester City! Dai, Calle, tira fuori Dai, questa magica fascetta. esci. Barcellona, minchia, bellissima partita. Non brucia anche questa. Allora, ci sarà Manchester City, Barcellona. Meno male, Barcellona è uscito. Barcellona pre-Guardiola, diciamo, la Meno dirigenza del male. Manchester City adesso. Dai! Neanche molto riconoscimento è stato bello. No, il riconoscimento non è stato ben sorteggio però per fare. Sai che su Bizzarreta c'era Bale, Leverkusen. Bale cuse ora, dai, belle cuse. Vuoi non fare cross del Real Madrid contro i suoi ex? No, cross è nato, Leverkusen. Dai! Vai, Ridle. Dai. Ok. L'hai detto Marchetti. Atletico Madrid. L'hai detto Minchia.
Ma l'Ercusa Atletico Madrid. Non c'è una squadra peggiore per il Leverkusen per come gioca dell'Atletico Madrid che ha rilasciato. Saranno tutti lì dietro e gliene fanno 10 contro 3, perché l'Ercusa è tutti lì che attaccano. Ma un'organizzazione di... Vecchia, c'ho tignosi in merda. Allo scelimano. Juventus! Eccola Juventus! Ragazzi, speriamo bene! Vai Monaco, vai Monaco Porto. Vai ragazzi. Gesù, Gesù. Ma abbiamo, non abbiamo paura di nessuno noi, eh? Che esce, esce. Non abbiamo paura di nessuno noi. Borussia Dortmund, minchia. Potabile. Partita Juventus a Borussia Dortmund. Abbiamo beccato il Borussia Dortmund. Porca puttana, beh, comunque lo possiamo matare. Immobile, ci vediamo Immobile. Sai che hai detto che ci volevi eliminare? Ci vediamo caro Immobile. Comunque ragazzi, il video lo guardo qui perché le altre partite non ci interessano. Abbiamo beccato il Borussia. Allora dobbiamo fare una grande partita a Torino dobbiamo fare una grande partita per fare il risultato e poi ce la giochiamo lì. Ma intanto dobbiamo vincere a Torino. Se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi al mio canale e forza Juventus. Spacchiamo il culo questi bastardi. Ciao ragazzi.